Ecco ragazzi, che cosa vi vengo a proporre oggi? Un maglioncino top down con, come vedete, le maniche lavorate. Iniziamo il tutorial. Allora ragazzi, per fare questo maglione io ho usato un mistolana che è lavorabile con un 3-5-4. Infatti lo lavorerò con un numero 4. Iniziamo subito il tutorial. Vi faccio vedere perché questo maglioncino vi posso garantire che è alla portata di tutti. È un maglioncino a top down, quindi si inizia dall'alto e si passa fino a sotto. Allora, per fare il punto catenella, anche se nei miei video troverete le spiegazioni come fare punti catenella, maglia alta, doppia maglia alta, mezza maglia alta, insomma, io faccio così: metto il filo attorno all'uginetto, vedete? Né più né meno, metto il filo attorno all'uginetto. Rimetto il filo sopra l'uginetto, tiro fuori, tiro, si fa un cappietto. Nel momento che rimettiamo il filo e passiamo, questo è il primo punto. Per fare questo maglione occorrono, per una taglia 40-42, occorrono 128 catenelle. Ora, se voi siete una 44, per esempio, aggiungete, perché questo è un multiplo di 8 questo punto, aggiungete 8 e 8, quindi 16, e così man mano che avanzate di, vi faccio vedere sul maglione. Aspettate, vedete? Qui ci sono le varie foglie che andremo a creare. Le foglie del davanti, per una taglia 40-42, saranno 5. Se voi fate altre 8 e altre 8, dovete fare 5 foglie. 6 foglie dal davanti, 6 foglie dal di dietro e rimangono le 3 e le 3 laterali. Più la taglia va crescendo, più voi dovete fare, quindi 8 davanti, 8 di dietro, 8 nella manica, 8 nell'altra manica. Quindi vi dovete calcolare la vostra taglia e in merito aggiungere le 8 catenelle iniziali. Quindi noi in questo caso, come vi ho detto, faremo una taglia 40-42, faremo 128 catenelle. Ci vediamo alla fine delle catenelle. Allora ragazze, qui abbiamo le 128 catenelle. Passiamo il dito per, vedete, raddrizzare le maglie, perché altrimenti lavorando il lavoro si gira e vi verrebbe molto complicato e magari non vi verrebbe bene il lavoro. Lo agganciamo all'ultima catenella, quindi entriamo nell'ultima catenella, aspettate che non sono entrata, nell'ultima catenella e facciamo una maglia bassissima. Vedete, io non ho messo filo sull'uginetto, la maglia bassissima, si mette il filo sopra, si esce sia di qua che di qua. Dopodiché facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, che equivalgono ad una maglia alta. E praticamente cominciamo a lavorare catenella per catenella a maglia bassa. Quindi questa è una maglia, aspettate che un pochino ho lavorato stretta, e io metto il filo e lavorate la maglia alta.
Vi faccio vedere come si lavora la maglia alta per chi non lo sa fare. Si mette il filo sull'uginetto, aspettate che avvicino, si mette il filo sull'uginetto, si entra nella catenella, mettete il filo in questa maniera, si esce, rimangono 3 fili, uscite i primi due e poi gli altri due. Allora, questo lavoro bisogna farlo per tutta la circonferenza del lavoro, quindi lavoreremo il primo giro esclusivamente a maglia alta. A dopo. Allora, stiamo arrivando quasi alla fine, quindi proseguiamo. Facciamo l'ultima, questa è l'ultima catenella, poi a maglia bassissima, quindi vi ricordo, senza mettere filo, entriamo nella terza catenella e usciamo, e usciamo. Abbiamo fatto il primo giro. Il secondo giro faremo 1 e 2 catenelle e iniziamo a fare un punto elastico. Quindi il punto elastico ce ne sono più di un tipo anche all'uginetto, però quello più conosciuto è questo. Allora, questo di qua che abbiamo fatto adesso, le 3 maglie, le 3 catenelle, le 2 catenelle, scusate, che abbiamo fatto che equivalgono a questa maglia, è come se venisse al di fuori, giusto? Allora, iniziamo prendendo la maglia in questa maniera, filo sull'uginetto. Entriamo così e così, filo sull'uginetto, e questa è una maglia a rilievo e questo è il davanti, il lavoro lavorato dal davanti. Dal di dietro invece, sempre filo sull'uginetto, entriamo dal di dietro, lo prendiamo in questa maniera, vedete? E lo lavoriamo. Quindi alterniamo un punto preso dal davanti, un punto preso dal di dietro e alterniamo. Il secondo giro sarà un'alternanza di punti presi dal davanti e punti presi dal di dietro fino a terminare il nostro giro. A dopo. Ci troviamo alla fine del giro, vedete, qui è dove abbiamo iniziato. Quindi finiamo con il nostro lavoro, come vedete, viene in questa maniera e dopodiché ci agganciamo con una maglia bassissima alla seconda catenella. Iniziamo il terzo giro. Il terzo giro, seguitemi bene, attentamente. Allora, stiamo iniziando da questa maglia che abbiamo sotto. Noi dobbiamo iniziare con questo lavoro, come vedete, è all'indietro, è un punto preso all'indietro. Se noi cominciassimo a lavorare in questa maniera, il punto verrebbe dal davanti. Quindi cosa facciamo? Prendiamo senza mettere filo sull'uginetto, prendiamo questo punto così. Mettiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Quindi noi ci troviamo dietro questo punto. Oh, spero di essermi spiegata bene. Dopodiché si fanno 3 catenelle, quindi una, due e tre. E lavoriamo, quindi questa vale la prima, la seconda maglia all'indietro. E la terza maglia all'indietro. Quindi abbiamo fatto in totale 3 maglie alte in rilievo all'indietro. La prossima, filo sull'uginetto, vedete, ci viene anche dal di fuori, ci aiuta. La prendiamo per così e lavoriamo la nostra maglia alta. Punto catenella,
filo sull'uncinetto, rientriamo prendendo il filo, questo punto per così, usciamo e lavoriamo. Adesso prendiamo il prossimo punto dal di dietro, perché alterniamo, come vedete, 3 il lavoro, 3 il lavoro. Quindi facciamo altri 3. Questo è il primo, il secondo e il terzo. Attenzione, perché qui non si fa filo sull'uncinetto, si prende semplicemente una volta sola la maglia in rilievo in avanti e si fa un'altra maglia e basta. Quindi si alternerà questo lavoro, quindi 3 maglie alte, questo lavoro, 3 maglie alte, questo lavoro, è quello che si va a ripetere, perché stiamo per formare, ognuna di queste sarà la nostra prossima foglia. Stiamo iniziando la foglia, quindi la prossima come sarà? Lavoriamo dal di dietro, facciamo la prima, la seconda e la terza. Quindi dovete molto fare attenzione a cosa avete prima. Quindi se avete questo punto, dovete fare un aumento in rilievo sul davanti. Fate la prima, punto catenella, rientrate e fate l'aumento separato da una catenella. Dopodiché ricominciate, prendete il filo, lavorate la prima, lavorate la seconda, lavorate la terza e basta che voi guardate indietro, dico, abbiamo questo, vuol dire che dobbiamo lavorare una semplice maglia a rilievo in avanti. Vedete? La prossima sarà così, la prossima sarà così. Dovete alternare. In totale di magliette così ne dovrete avere 16 in totale di queste, alternate da queste. Quindi 16 di queste intorno al cerchio. Ci vediamo al prossimo giro. Siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo lavorato la penultima, vedete, con l'aumento, le 3 maglie prese dal di dietro. Rimane, come vedete, questa che noi prenderemo dal davanti normalmente, quindi non faremo l'aumento. E dopodiché chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Per ricominciare facciamo quello che abbiamo fatto prima, quindi significa andiamo dietro così e facciamo una maglia bassissima, così ci troviamo dietro. Facciamo 1, 2, 3 catenelle, quindi questa equivale alla prima e lavoriamo come ci viene il lavoro. Quindi quelle, le 3 maglie che vengono dal di dietro vengono lavorate e ve ne accorgete, perché praticamente vedete la differenza tra davanti e di dietro. Lavoriamo le 3 maglie prese dal di dietro, questo non cambia. Ora siamo arrivati a questo punto, lavoriamo prendendola, vedete come l'ho presa. In più al centro facciamo una maglia alta, una catenella, all'interno di nuovo una maglia alta e questa la prendiamo per così, l'ultima praticamente, la prendiamo per così e la lavoriamo in rilievo.
poi continuiamo con le maglie prese dal di dietro, di 1, 2 e 3. E questa singola che viene dal davanti la lavoriamo così come ci viene. Poi, continuando il giro, sto ripetendo questo lavoro. Facciamo una maglia all'indietro, presa dal di dietro, la seconda maglia presa dal di dietro, la terza maglia presa dal di dietro. Ci troviamo a questo livello, prendiamo la prima maglia che abbiamo lavorato e la lavoriamo in rilievo. All'interno lavoriamo una maglia alta, una catenella e al centro un'altra maglia alta. La prossima maglia che ci viene la lavoriamo a rilievo dal davanti. Mi raccomando, dal davanti. Poi lavoriamo questa maglia dal di dietro, lavoriamo la prossima maglia dal di dietro, lavoriamo la prossima e siamo a 3. La prossima, che vedete è una semplice linea in rilievo in avanti, la lavoriamo così per come ci viene. Quindi facciamo così per tutto il giro. Allora, siamo arrivate al primo, secondo, terzo, quarto giro. Abbiamo fatto le tre maglie dal di dietro, vedete, questa vi viene dal davanti, la prendiamo dal davanti e la lavoriamo e chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Iniziamo il quinto giro sempre la stessa maniera, quindi prendendo dal di dietro il filo e passando così. Poi 1, 2, 3 catenelle, lavoriamo il primo, lavoriamo il secondo, adesso lavoriamo la foglia. Dovete contare ogni volta che facciamo gli aumenti, poi vi spiego il motivo, perché arrivate a 4 iniziamo a stringere la foglia. Quindi scusatemi, non vi ho spiegato questo passaggio, l'ho fatto automaticamente, scusate. Allora, prendiamo la prima maglia dal davanti e la lavoriamo così. Prendiamo la seconda maglia dal davanti a rilievo e la lavoriamo così. Facciamo una maglia al centro, una maglia alta al centro, separata da una catenella. Di nuovo andiamo al centro e facciamo una maglia alta. Poi prendiamo questa in rilievo e la lavoriamo così, la seconda in rilievo e la lavoriamo così. Poi quelli che ci vengono dal di dietro li lavoriamo sempre dal di dietro, quindi le tre maglie a rilievo prese dal di dietro le lavoriamo tali e quali a come ci si presentano. Questa che vedete separa le varie foglie va lavorata sempre prendendola dal davanti. Ora vi ripeto, sto per ripetere da questo punto a questo punto. Quindi prendiamo le tre maglie prese dal di dietro, 1, 2 e 3. Poi siamo di nuovo nella foglia, prendiamo il primo in rilievo dal davanti, il secondo in rilievo dal davanti,
poi maglia alta separata da una catenella e maglia alta, e questi ultimi due sempre in rilievo presi dal davanti. Poi lavoriamo questi tre e questa per come ci si presenta. Finiamo così il giro. Allora, stiamo per terminare il quinto giro, che come sempre ci capiterà, vedete, io sto per lavorare l'ultima all'indietro, e ci capiterà l'ultimo lavoro questa presa dal davanti. Chiudiamo nella terza maglia con una maglia bassissima, prendiamo sempre il lavoro dal di dietro, facciamo 3 catenelle e lavoriamo le due maglie prese dal di dietro. Scusate, la telecamera è andata. Ok, ora prendiamo, vedete, abbiamo 1, 2, 3 dal davanti, quindi prendiamo la prima, questa è la foglia che stiamo lavorando, la seconda dal davanti, la terza dal davanti, e creiamo sempre lavorando al centro una maglia alta, catenella, l'altra maglia al centro, e lavoriamo le altre tre prendendoli in questa maniera, quindi dal davanti, in rilievo dal davanti. Ecco come si comincia a prospettare la foglia. Poi lavoriamo gli altri tre punti dal di dietro, quindi 1, 2 e 3, questa singola la lavoriamo singola, le altre tre che ci vengono le lavoriamo dal di dietro, poi passiamo alla foglia che prendiamo per così, quindi dal davanti, e lavoriamo in rilievo i tre punti che ci troviamo, quindi questo è il secondo, questo è il terzo, in totale sono 6, e al centro lavoriamo la maglia alta separata da una catenella e la maglia alta al centro, le altre tre le lavoriamo prendendole per così. Poi lavoriamo le tre prese dal di dietro e questa singolarmente, e finiamo così il sesto giro. Allora, stiamo per finire il sesto giro, che finiamo sempre lavorando questa in questa maniera, andiamo a prendere nel terzo e fare la chiusura con un punto bassissimo, e iniziamo il settimo sempre incominciando in questa maniera, facendo 3 catenelle e prendendo i punti che vengono in rilievo dal di dietro per come ci si presentano. Ora lavoriamo la foglia, quindi lavoriamo il primo punto in rilievo dal davanti,
il secondo punto in rilievo dal davanti, il terzo in rilievo dal davanti, il quarto in rilievo dal davanti. Quindi questo giro, quindi il settimo, sarà l'ultimo di crescita. Dopodiché dall'ottavo giro andiamo a chiudere la foglia. Quindi andiamo nel centro, guardate, quindi seguitemi, 1, 2, 3 e 4, vedete la foglia? Non facciamo punti al centro, prendiamo il punto per così e lo lavoriamo e lavoriamo gli altri. Quindi abbiamo lavorato, in totale sono 8 punti che lavoriamo in rilievo. Ecco qua, vedete come si presenta. Poi lavoriamo gli altri 3 per come si presentano. E questo singolo lo prendiamo da solo. Quindi adesso vi rifaccio vedere il lavoro della foglia. Quindi lavoriamo 1, 2, 3 per come ci vengono presi dal di dietro e trezzo. E questi, cominciando la foglia, lavoriamo la prima in rilievo, la seconda in rilievo, la terza in rilievo, la quarta in rilievo. Non facciamo nessun aumento qui al centro, saltiamo senza fare né catenelle né altro, saltiamo nel prossimo e lo facciamo in rilievo, quindi chiudiamo praticamente la foglia e proseguiamo lavorando il restante della foglia, che sono 4 in rilievo dal davanti, 4 da un lato e 4 dall'altro lato, quindi 4 di qua e 4 di qua. Poi lavoriamo questi 3 all'indietro e questo che viene lavorato singolo. Ci vediamo alla fine del settimo e all'inizio dell'ottavo. Allora, stiamo per finire il settimo giro, che finiamo sempre la stessa maniera, cioè vedete, abbiamo fatto le 3, prendo questo qui e lavoro il rilievo dal davanti e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Poi riprendo il filo prendendolo per così, faccio 3 catenelle e lavoro le 3 maglie dal di dietro, quindi una è questa e l'altra. E adesso iniziamo la diminuzione della nostra foglia. Allora, prendiamo il primo, lo lavoriamo ma non lo terminiamo, filo sull'uginetto. Prendiamo il secondo, lo lavoriamo e quando rimangono 3 li lavoriamo tutti e 3, vedete, si è chiuso. Gli altri invece li lavoriamo normalmente, quindi 1 2. E 4, gli ultimi 2 facciamo la diminuzione,
quindi ve la faccio rivedere. Entriamo, mettiamo il filo, usciamo, lavoriamo i primi due ma non lo terminiamo, filo sull'uncinetto, entriamo sul prossimo, lavoriamo, vedete, questi due, ce ne rimangono tre che vengono lavorati insieme. Poi continuiamo con lavorare le tre maglie dal di dietro. La linea singola, lavoriamo la linea singola, le altre tre, e adesso vi faccio rivedere la diminuzione, perché ci capita di nuovo la foglia, come farla. Quindi dovete contare, quando la fate, vedete, questo è il centro, giusto? 1, 2, 3 e 4 devono essere. Allora, prendiamo la prima, la lavoriamo ma non la terminiamo, prendiamo la prossima, lavoriamo i primi due e poi gli altri tre insieme. E continuiamo in rilievo dal davanti a lavorare 4 maglie, perché le altre due vengono diminuite, e questa è la prima diminuzione, ecco qua. Questa la lavoriamo ma non la terminiamo, la prossima la lavoriamo e poi terminiamo, scusate, mi è scappato, lavoriamo i primi due e poi gli altri tre, e si lavora sempre le tre all'interno, quello singolo singolo. Quindi dall'ottavo iniziamo la diminuzione, passiamo alla prossima. Allora, stiamo per terminare l'ottavo giro, scusate, ma il cane si era portato il filo appresso. Allora, e finiamo sempre la stessa maniera, quindi lavoriamo questo preso dal davanti e chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Poi incominciamo con prendere dal di dietro, facciamo le 3 catenelle e lavoriamo le tre maglie. Sembra un lavoro difficile, ma non lo è, molto ripetitivo. Quindi una volta che avete imparate come fare questa foglia, vi viene facile anche a fare le maniche. Comunque non vi preoccupate, non vi abbandono. Allora, questa vedete che è unita da questo filo, lo prendete e lo lavorate senza terminarlo, perché continuiamo nella nona a diminuire. Prendiamo la prossima, lavoriamo gli altri due e i tre insieme, e lavoriamo in questo caso senza diminuzione una, due, solo due, perché gli altri sono da fare una diminuzione. Quindi spero che sia spiegato abbastanza chiaro. I prossimi li lavoriamo tre presi dal di dietro, che è il lavoro che non cambia, tre dal di dietro e questo preso dal davanti. Poi rifacciamo uno, due e tre, e
lavoriamo, vedete questa che si vede che è unita, si prende insieme e non la si termina. Alla seconda terminate, lavorate 1 e 2 e gli altri 2 diminuzione. Facciamo così tutto il giro. Allora ragazze, adesso allargo, ecco qua, cerco di allargare il più possibile. Questo è quello che ci si presenta davanti. Ci serviranno 4 marca punti, perché adesso andiamo a delimitare il davanti, dal di dietro, dalle due maniche. Come iniziamo? Iniziamo da dove c'è il filo e praticamente contiamo 1, quello prima che terminiamo il filo, 1 e mettiamo un marcapunti, lo mettiamo in questa maniera perché non ci deve impedire di lavorare neanche per attaccare e staccare ogni 5 minuti. E contiamo le foglie, 1, 2 e 3. In questa stina andiamo a mettere il marcapunti. Dopodiché contiamo sempre le foglie, 1, 2, 3, 4 e 5. In questa striscia mettiamo il marcapunti. Poi ricontiamo, praticamente abbiamo fatto la 3, quindi abbiamo fatto questa linea, 1, 2 e 3. In questa linea mettiamo l'altro marca punti, contiamo il retro, 1, 2, 3, 4 e 5. Devono risultarvi così. Ora siamo arrivati a questo punto di diminuzione e praticamente continuiamo. Dobbiamo fare adesso, seguitemi perché ve lo spiego con il lavoro qui davanti. Allora, noi abbiamo segnalato da dove iniziamo a lavorare la manica, la prima manica, perché l'altra manica viene da questa parte e dovete fare lo stesso lavoro che si andrà a fare qui. Allora, davanti e di dietro foglie non se ne faranno più, ma si terminerà con un lavoretto che vi faccio vedere. Vedete questa specie di lavoretto così che va a chiudere questi lavori così. Allora, praticamente dobbiamo riniziare, non vi preoccupate, ci sono io. 1, 2, 3 e 4 foglie. Quindi nella manica, solo nella manica, dove da punto a punto che abbiamo messo i marcapunti, 1, 2, 3 e 4, sì, alla seconda diminuzione si incominciano 1, 2, 3 e 4 foglie, che poi dopo essere arrivati quasi alla fine, come vi ho fatto vedere nel video, ve lo faccio vedere nella manica, vedete, si incomincia prima di terminare del tutto la foglia e quindi se ne fanno 4. Al passaggio successivo se ne faranno 3 a giro, poi se ne faranno 2, alla fine praticamente ne rimane una. E abbiamo finito la manica, vedete, sempre con il lavoretto,
si finisce la manica e poi vi faccio vedere anche questo punto, che è il punto che si va a rifinire la manica, il collo se volete chiuderlo un po' di più, se vi sembra troppo scollato, e la parte inferiore del maglione. Quindi iniziamo il lavoro. Allora ragazzi, siamo arrivati, io sono arrivata al termine, e il giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e questo è il nono. Vedete, questo è l'inizio, le 3, 1, 2 e 3 le maniche e dobbiamo fare l'aumento delle fogliette. Adesso vi restringo la telecamera così potete vedere e seguirmi meglio. Allora, riniziamo lavorando questo, che è il nostro primo aggancio con la manica, quindi delle tre, e facciamo una maglia alta in rilievo, poi rientriamo nella stessa lineetta e facciamo che è quello che abbiamo fatto all'inizio per cominciare la manica, e questo è il secondo. Quindi abbiamo fatto due maglie in rilievo con un punto di catenella di separazione. Chiudiamo nella terza catenella e iniziamo il prossimo giro, sempre iniziando lavorando dal di dietro, facendo 1 2 3 catenelle, lavoriamo questo, i 3, quindi 1, 2 e l'ultimo 3, e continuiamo la diminuzione. Quindi questo vedete che è unito, lo prendiamo insieme e non lo terminiamo, prendiamo il prossimo, lavoriamo i primi due fili e li terminiamo. E poi dobbiamo lavorare soltanto, come vedete, questi due uniti, quindi non ci sono altri, perché dobbiamo fare soltanto diminuzioni, perché sono rimaste, vedete, 1 e 2 all'inizio, e poi ve lo faccio vedere col prossimo. E quindi abbiamo iniziato la prima foglia, poi lavoriamo prendendo dal di dietro questi, 2, 3. Ora vi faccio vedere meglio la diminuzione. Le asticine praticamente diventano altre foglie, quindi significa che la prendiamo per così, lavoriamo la prima, un punto catenella. Rientriamo nella stessa asticina e facciamo il prossimo, perché questo lavoro dovete fare solo queste tre davanti nelle maniche, i tre e i tre che abbiamo segnato, quindi ad ottenere in totale un inizio dalla prima, quindi 1 2 2 3 e 4 alla fine del nostro. Vi faccio rivedere come concludere, perché siamo quasi per concludere, le foglie sul davanti e sul di dietro, ovviamente tutte il primo giro stanno per essere terminate, solo che nella manica, come vi ho spiegato, se ne faranno altre. Vedete che sono rimasti 1, 2, 3 e 4. Si prende la prima, la seconda e si chiudono insieme, e le altre due si fa sempre una diminuzione. Poi si lavorano questi tre
presi per così. Uno, due e tre. Nell'asticina facciamo l'inizio della foglia, punto catenella, e facciamo la prossima e continuiamo così praticamente per fino a questo punto l'aumento. Il resto del davanti si lavora normalmente per come vi si trova sotto, solo che dovete fare la diminuzione della foglia. Quindi la diminuzione della foglia rimane, l'aumento questo no. Praticamente dovete lavorare le prossime astine per come vi si presentano. Ci vediamo al prossimo giro. Ok. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi abbiamo iniziato l'altra foglia, quindi ci troviamo in questa maniera, e se vi ricordate si inizia con il lavorarlo la foglietta in sovrallievo e poi nel centro fare l'aumento, quindi un punto catenella, poi entriamo nel centro, una maglia alta e una maglia alta in rilievo, dopodiché uniamo in questa maniera con un punto bassissimo. Dopo si prende così, sempre si parte in questa maniera, 1 2 3, e si lavorano questi tre, vabbè, sono gli ultimi due perché questi sono il primo, 1 2 3, e vi faccio vedere come terminare. In questo caso questa regola vale per tutte le foglie, quindi una volta che è arrivata a questo punto e quindi avete uno che sono uniti, due, uno e uno che sono uniti, praticamente si prendono questi due. Allora, si prende questo perché sono stati uniti, si vede che sono uniti, e poi questi altri due perché vedete sono stati uniti, vedete, e si lavorano insieme, quindi diventa un unico punto, e si fa così per tutto il giro della maglia, tranne che l'aumento delle foglie, che va fatto solo nelle maniche, quindi dove ci sono le tre foglie, dove abbiamo diviso. Quindi facciamo le tre prese in questa maniera, prese al di dietro perché è un lavoro, ve l'ho detto, ripetitivo. Poi vedete, ci troviamo dove c'è la foglia e se vi ricordate si lavora in sovrarilievo, si fa l'aumento, un punto catenella e si rientra nello stesso foro. E questo si lavora in rilievo, poi lavoriamo questi lavorate insieme prendendoli per così, prima uno e poi l'altro, si fa così per tutto il giro. A dopo. Allora ragazze, faccio un riepilogo. Come vedete, questa praticamente è la parte che noi abbiamo fatto della manica, praticamente che abbiamo rifatto le foglie, e dove non ci sono adesso andremo a fare un altro lavoro. Stringiamo la camera così potete vedere il lavoro.
un attimo soltanto. Allora, io sono già partita per questo giro, quindi lavoriamo all'interno e lavoriamo le tre parti a rilievo. Adesso aumentiamo come abbiamo aumentato le foglie, queste qui. Allora, aumentiamo le foglie. Quindi facciamo questo punto, sempre a rilievo, mettiamo a rilievo anche il secondo punto, facciamo l'aumento, quindi uno, una catenella, ecco qua, e lavoriamo quest'altro. E facciamo questo aumento per tutto il giro. Allora, mi sono spostata di poco, non ho finito il giro, quindi abbiamo finito l'inizio della foglia nella manica. Aspettate che allargo così. Riuscite a vedermi? Allora, abbiamo finito, lo vedete, qui ci sono gli aumenti, i quattro aumenti della foglia che vedete si è definita. Ora praticamente ve lo restringo così vedete meglio, mi seguite meglio sui punti. Siamo a questo punto praticamente rincominciamo la parte del davanti. Vi ripeto che la parte del davanti, cioè le 5 foglie che abbiamo separato con le 5 del di dietro, si lavorano in egual maniera, come le maniche si lavorano in egual maniera. Allora, praticamente lavoriamo i punti all'indietro. Lavoriamo i punti all'indietro e se vi ricordate, comunque l'avete sotto gli occhi se lo state facendo, ci sono le linee. Ora queste linee che non sono delle foglie, poi nelle foglie lo faremo pure, queste linee che abbiamo fatto all'inizio vengono lavorate in questa maniera. Praticamente facciamo un aumento come se dovessimo fare una foglia, ma in realtà non faremo una foglia. Quindi una maglia alta sopra il rilievo, un punto catenelle, poi nello stesso punto facciamo un altro punto a rilievo. Ecco qua. E praticamente questo lo andremo a ripetere per tutte le linee prima di arrivare alla manica, che poi il lavoro cambia. Perché se vi ricordate nella foglia saranno prima due linee, poi saranno tre, poi saranno quattro e poi inizieremo la diminuzione. Quindi dobbiamo fare questo lavoro in tutte le lineette che ci vengono, vedete? Queste le lavoriamo doppie, tipo come se dovessimo fare la foglia. Ma in realtà non facciamo la foglia. A dopo. Allora, ragazze, stiamo proseguendo il nostro lavoro. Qui siamo all'inizio, come vi ricordate, iniziamo in questa maniera. 1, 2 e 3. Facciamo le nostre maglie all'interno e aumentiamo perché stiamo facendo le quattro foglie nella manica e lavoriamo queste maniche come vi ho fatto vedere prima quando abbiamo fatto le prime foglie. Facciamo anche la terza
e aumentiamo alla quarta. Come sapete, poi praticamente inizia la diminuzione. Facciamo un punto e proseguiamo il nostro lavoro prendendo le maglie, mi raccomando, per così, altrimenti la foglia non viene. Ecco qua. Poi lavoriamo questi all'interno. Ecco qui. E la foglia, vedete? La prendiamo e lavoriamo e praticamente viene un filo sovraelevato come era venuto qui. Praticamente ricreiamo questo. Ora dovete fare l'aumento della foglia per come l'abbiamo fatta qui e unire la punta della foglia con questa unione e ci rivediamo qui per fare definizione di questo punto. Allora, abbiamo finito la parte di una delle maniche, facciamo, vedete, questa è la foglia, facciamo la punta della foglia, aspettate che la punta della foglia, vedete, e poi lavoriamo le tre maglie alte al rovescio e ci troviamo nel davanti. Vi ricordate che abbiamo fatto questo aumento? Allora facciamo così, prendiamo il filo come se dovessimo fare la foglia, quindi lavorandola sopra il rilievo dal davanti, quindi maglia alta dal davanti. Al centro facciamo un punto puff di 4, quindi per chi non lo sa fare ve lo faccio vedere. Filo sull'uncinetto, entriamo, filo e tiriamo, filo, entriamo, e questa è la seconda, filo, entriamo, tiriamo, ed è la terza, filo, entriamo, tiriamo, ed è la quarta. E praticamente uniamo il punto puff, facciamo un punto catenella e lavoriamo questa parte in rilievo così e proseguiamo e praticamente fate caso, contatele, non vi sbagliate, praticamente va fatto solo dal davanti e dal di dietro, non c'entra niente con la manica perché la manica stiamo facendo la foglia. La punta alla foglia gliela facciamo e proseguiamo. Finiamo tutto il giro in questa maniera, quindi qui aumentando e dal davanti facendo un punto puff al centro di questi due fili. Ci vediamo al prossimo giro. Allora, siamo ripartiti. Io sono arrivata a questo punto, ho fatto le altre foglie, vedete? Ora vi faccio vedere come proseguire, anche se ormai se state facendo questo lavoro avete già imparato come si delinea la foglia, quindi io ve lo faccio rivedere. Quindi lavoriamo queste tre maglie dall'interno. Vedete, adesso sono rimaste, questa è la foglia che stiamo facendo sul braccio perché davanti e dietro non viene fatta, e sono rimaste 1, 2, 3, 4 che noi andiamo a lavorare. Quindi vuol dire che dalla prossima, se vi ricordate, inizia la diminuzione della foglia, quindi la foglia si va a restringere e lavoriamo, vedete, tutti i punti per come ci si presentano senza né aumentare né fare catenelle e lavoriamo.
Quindi questa è la fine, vedete, del braccio. Iniziamo il davanti, perché va lavorato sempre la stessa maniera, tranne che quando iniziamo la diminuzione cambia, diventa la maglia, una maglia alta normale sul davanti, che poi verrà proseguito in questa maniera praticamente. Poi vi faccio vedere sul maglione. Allora, scusate, ho messo troppi fili. Ok. Ora vi faccio vedere, questa è la foglia, vedete, e noi la lavoriamo come all'inizio abbiamo lavorato questa, perché poi alla fine faremo lo stesso lavoro che stiamo facendo qui. Quindi facciamo l'aumento e il punto puff, che rifinisce in maniera molto graziosa la nostra maglia. Quindi lavoriamo questi all'interno. Vi faccio vedere come definire questo punto. Praticamente prendiamo questo punto, lo lavoriamo in completo, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto puff e prendiamo questo punto e li lavoriamo insieme. Vedete? Viene questa specie di goccia. E poi lavoriamo tutto quello che ci viene sotto, per come praticamente, perché il davanti ha soltanto la foglia, quindi vi faccio rivedere i punti sempre all'interno, ma credo che li abbiate imparati. La foglia, la punta della foglia la lavoriamo in questa maniera. Al prossimo giro va ripetuto quello che abbiamo fatto in questo. Ecco qua. Ecco e vi faccio rivedere come unirlo. Quindi prendiamo il filo, quello esterno, lo lavoriamo sempre all'esterno, non finendolo. Praticamente diminuzione facciamo, ecco qua, e lo lavoriamo. Facciamo così tutto il giro. Io vi faccio vedere come non volendo ho interrotto il video. Allora, io vi faccio vedere come vi comincia a venire il lavoro. Ah, qui siamo partiti da qua. Questo come, scusate, mi è caduta la lana. Come vedete, questo è il davanti e qui iniziamo la manica e si vede perché ci sono queste quattro, vedete? 1, 2, 3, 4 e 5 e poi iniziamo la manica con questi quattro, che poi praticamente quando adesso iniziamo a stringere e faremo 1, 2 e 3. Cioè, praticamente quando stringiamo, vedete, se vi ricordate, al secondo giro di diminuzioni, quindi adesso quando rifaccio il giro, cominciamo la diminuzione, il primo giro, al secondo iniziamo, che questa è la manica, vedete? Iniziamo 1, 2 e 3 foglie. Poi, una volta che abbiamo finito le tre foglie, ne rimarranno due, quindi una e due lavoreremo. E alla fine una. Quindi partiamo da 4, poi saranno 1, 2 e 3, poi saranno 2, poi sarà una. Ora, nel secondo giro di diminuzioni, noi andremo anche ad unire la manica. Praticamente verrà chiusa così. E poi verrà facilissimo perché il davanti, vi faccio vedere, viene semplicemente lavorata a maglia alta. Vedete, il lavoro cambia dall'inizio. Praticamente adesso dalla punta, dal secondo giro,
cioè da questo giro che adesso andiamo a ripetere, iniziamo a fare la maglia. No, anzi no, secondo dobbiamo definire le foglie che facciamo questo lavoro e dopo iniziamo alla seconda diminuzione, iniziamo a fare semplicemente maglia alta, ma solo sul davanti. Nella manica, man mano che si va diminuendo le foglie, quindi man mano che queste due parti che noi praticamente andremo a lavorare, cominceremo a lavorare nelle varie diminuzioni a maglia alta, quindi verrà chiusa. Vedete, voi avete il marcapunti di qua e di qua, quindi vi viene facile individuare le foglie e poi ad unirle. Comunque, diciamo, questi sono indizi che vi do per non perdervi. Io adesso vi farò vedere come proseguire, diminuire questa che già lo sappiamo e iniziare una, due e tre. Vi faccio vedere come unirle, vi faccio vedere come fare il riccio sia per il fondo delle maniche, del collo e del sotto. A dopo. Allora ragazze, siamo arrivati al prossimo giro, qui siamo ancora nella manica, quindi questa foglia si lavora normalmente perché vi ho già spiegato che qui faremo le altre foglie. Intanto proseguiamo, aspettate, avvicino così mi seguite meglio, a lavorare tranquillamente, cioè, facendo questi punti che ormai è un bel po' che li ripetiamo, e praticamente iniziando a fare le diminuzioni nelle foglie che abbiamo iniziato. Se vi ricordate, è così, non si termina lavorando sempre il rilievo col secondo. Si termina, dopo le tre si termina e si lavorano i punti a seguire, lasciando gli ultimi due dove facciamo un'altra diminuzione. Vedete, questi due, mettiamo il filo, usciamo. Rimangono due e poi facciamo questi e chiudiamo. Ora praticamente lavoriamo i tre punti che ci vengono dopo e praticamente stiamo passando nel petto, cioè siamo sul davanti della maglia, quindi quello che abbiamo fatto qua lo rifacciamo qua, preciso preciso. Praticamente questo va fatto ogni volta che concludiamo una foglia. Allora, entriamo. Facciamo un punto catenella. Rientriamo. Io ve lo sto facendo vedere, ma già questo è quello che abbiamo fatto qua. Praticamente si farà qui, qui, in questo e in questo, praticamente sulle cinque foglie. E poi al secondo giro, il giro che faremo dopo, vi spiego, dovete continuare a fare la diminuzione, cioè quindi si prenderà questo filo e questo filo, rimarranno due da lavorare e questi due si diminuiscono, il resto diventa uguale e andrà ripetuta qui su quello che stiamo facendo ora il punto puff, cioè né più né meno che ripetere quello che abbiamo fatto qua. Quindi
vi ho fatto vedere come si fa questo giro. Il prossimo non ve lo faccio vedere, ve l'ho spiegato, perché diminuire la foglia l'abbiamo visto anche qui e poi è facile. Diminuiamo, questi sono uniti, vedete? Si diminuiscono questi due, si lavorano questi due, si diminuiscono questi due. Qui al prossimo giro, all'interno, solo sul davanti e sul di dietro, mi raccomando, non vi sbagliate a farlo nelle maniche vedete, è normale. Facciamo il punto puff. Dopo il punto puff, vi spiego come proseguire perché praticamente uniremo le maniche e vi faccio vedere come proseguire. A dopo. Allora ragazze, quello che mi sono scordata, e allora ve lo faccio vedere, è come definire il punto puff. Si mette il filo così, aspettate, poi se si è visto male, siamo sul punto puff, si entra e si lavora così, in questa maniera. Ora, praticamente, vi avevo detto che vi lasciavo, vedete, questo è l'altro punto puff che faremo, che vi lasciavo, che praticamente ci vedevamo, allora ci vediamo, oltre a questo passaggio che facciamo, a quando abbiamo il punto puff. Perché? Perché praticamente da questo punto in poi che andiamo diminuendo, andiamo facendo le maglie alte normali. Quindi prima il punto puff, e quindi non ve lo faccio vedere, lo vedete voi. Poi cominciamo il prossimo giro che praticamente uniamo il punto puff, che iniziamo le maglie alte. E praticamente poi ci vediamo. Allora ragazze, abbiamo fatto la parte delle maniche e abbiamo continuato la nostra diminuzione della foglia per acquisire questa forma proprio della foglia a punta. E allora vi faccio vedere la diminuzione sull'ultima foglia, che ancora siamo sul braccio, e praticamente lavoriamo, aspettate che restringo. Lavoriamo verso il fuori e questa parte. Ora vedete, questa è la parte che delimita il nostro braccio. Allora, praticamente questo, vedete, è unito, quindi va preso. Non si termina e si lavorano due punti, questi due punti. Praticamente tra poco inizieremo anche le altre foglie. Allora, e qui praticamente non terminiamo, entriamo e non terminiamo. Terminiamo con abbiamo tre punti. Da qui in poi, vedete qui, io avevo detto che vi facevo vedere quando facevamo il punto puff, praticamente vi faccio vedere che da questo punto saltiamo questo, vedete? Allora, questo è il braccio, va bene? Questo è il braccio, vedete il nostro punto. Noi saltiamo perché abbiamo 1, 2 e 3 che vanno verso l'esterno. Ci siamo? Allora, questo esterno, il primo, lo lavoriamo. Aspettate che lo prendo bene. Lo lavoriamo, perché altrimenti non verrebbe bene la foglia. Da questo punto facciamo maglia normale, maglia alta normale. Quindi lo prendiamo come normalmente prenderemo la maglia. E poi lavoriamo qui, vedete? Tre filo, quindi in totale 1, 2, 3,
maglie alte. Poi facciamo il punto puff, 1, 2, 3 e 4, punto di catenella, e lavoriamo in sopra rilievo, e poi lavoriamo tutta la parte davanti. Cioè, questo va fatto. Allora, va fatto anche qua. Praticamente, vedete, questo è il tutto il davanti. Aspettate, vi faccio vedere. Questo è tutta la parte davanti. Quindi si va a fare che questo si lavora 1, 2, da questi in poi, questi di qua, perché poi vi faccio vedere, è tutta lavorata a maglia normale, maglia alta normale, non c'è più il rilievo. Quindi dobbiamo lavorare questi due per iniziare, e quando praticamente finiamo, lavoriamo questo e si lavorano questi due a maglia normale. Allora, praticamente, dopo aver fatto questo punto puff, continuiamo a lavorare maglia normale escludendo le due maniche. Quindi vedete, questa manica è lavorata normalmente, si lavorerà così finché non abbiamo la parte che va verso l'esterno, si lavora in questa maniera, mentre quella più all'interno, quando si vanno chiudendo le foglie, va lavorata a maglia alta. Quindi qui faremo tra il punto puff e l'altro punto puff, facciamo in totale 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi ancora di nuovo, vedete? 1, 2, 3 e 4. E qui lavoriamo il punto puff, quindi 1, 2, 3 e 4, e chiudiamo, facciamo un punto catenella e lavoriamo in sopralievo. Però non ho messo il filo, lavoriamo in sopralievo. E continuiamo. 1, 2, 3, vedete il punto puff, e 4, e di nuovo. Va bene? Quindi escludiamo le maniche. Le maniche vanno lavorate per come si presentano sotto, escludendo questi due punti iniziali. Quindi si lavora questo punto vicino alla foglia, perché la foglia stiamo quasi al prossimo giro. Inizieremo una, due e tre foglie. Quindi ci vediamo al prossimo giro. Allora ragazze, abbiamo finito tutto il giro, abbiamo fatto, vedete, il giro con la maglia alta, stiamo concludendo questo giro e andiamo ad unire con una, praticamente una maglia bassissima. Aspettate che vi faccio vedere una maglia bassissima, anche se adesso vi devo mostrare come unire le maniche. Scusate. Allora, queste sono le maniche, giusto? Partendo dall'inizio. Una, due foglie, tre foglie, quattro foglie. Quindi, seguendo praticamente il nostro segnale, il nostro marcapunti, andiamo a finire in questa parte qui. Quindi 1, 2 e 3,
maglie alte che abbiamo fatto all'andata e al ritorno, quindi 1, 2, 3 e 4, saltiamo 1, 2, 3 e 4 e uniamo. Uniamo le maniche. Abbiamo unito le maniche. Ora giriamo il lavoro. Vi faccio vedere come unire le altre maniche. Quindi facciamo 1, 2 e 3 catenelle e facciamo questa di qua è la scusate, questa è aspettate, vi faccio vedere da vicino il punto puff, quindi si lavora prendendolo così, prendendo questo altro lato come abbiamo vi ho fatto vedere prima. Dopodiché proseguiamo a maglia alta, quindi punto per punto la maglia alta. Quindi ci vediamo prima di iniziare la foglia, che è il nostro marcapunti. Allora, siamo arrivati a quasi le maniche. Quindi lavoriamo questo punto, siamo dove c'è il punto puff, prendiamo questa parte e la stringiamo, come vi ho fatto vedere anche prima, e praticamente lavoriamo questo primo punto e uniamo le maniche. Quindi quello che vi aiuta a voi sono i marcapunti, quindi dovete andare verso l'esterno, verso questo è il davanti e questo è il di dietro, quindi andando verso il davanti vedete la lavorazione a maglia, chiudiamo in questo punto, quindi pieghiamo, aspettate vi faccio vedere allargato, vedete, e chiudiamo la manica e ora praticamente abbiamo unito, vedete, è al contrario messo comunque, il davanti e di dietro, tranquillamente si lavora a maglia alta, quindi un lavoro abbastanza semplice. Vi faccio vedere come realizzare la manica e poi vi farò vedere quando sarete arrivati all'altezza desiderata, ve la faccio vedere nella manica. Come si farà il riccio? Allora, in questo caso io praticamente lavoro la manica. E per fare ciò devo lasciare a metà o altrimenti definirla tutta fino ad arrivare a dove abbiamo fatto i punti alti. Quindi vi faccio vedere un pochino l'altezza. Poi allora praticamente allora stiamo lavorando la manica, iniziamo col fare le maglie alte come le abbiamo fatte. Se vi ricordate abbiamo lasciato solo un punto all'interno e noi lavoriamo a maglia alta normale punto dopo punto, tranne l'ultimo, vedete questo che lo lavoriamo dal di dietro perché facciamo la diminuzione. Se noi lavorassimo normalmente rischiamo di non far vedere la foglia com'è. E praticamente come già vi ho fatto vedere, aspettate che restringo, come vi ho fatto vedere questo punto non lo terminiamo e questo e lo terminiamo e poi rimangono gli ultimi due punti, 1
e 2. Dopodiché lavoriamo all'interno questi di qua, questi tre punti, che sono i punti che lavoriamo verso l'interno. Qui, che vedete, perché se vi ricordate vi ho detto che qui, questa è già la manica chiusa, 1, 2 e 3 diventano foglie, perché si va a stringere 4, poi 3, poi 2, poi 1, quindi si lavora in questa maniera, si fa un punto catenella e si rilavora in questa maniera. E poi continuiamo con restringere, lavorare, perché praticamente non faremo dei punti di diminuzione. La diminuzione della manica avviene man mano che noi andiamo finendo le foglie, quindi quando noi praticamente facciamo la diminuzione delle foglie è come se diminuissimo anche la capienza, quindi la larghezza della manica. Quindi adesso qui uno si lavora qui normalmente la foglia, qui si lavora normalmente, qui si inizia l'altra foglia, qui si inizia l'altra foglia, quindi 1, 2 e 3, si inizia la foglia e praticamente si fa come vi ho fatto vedere qui sotto. Quindi facciamo la foglia fino ad arrivare alle diminuzioni, dopodiché vi faccio vedere come diminuire a 2 e poi ad 1. Allora ragazze, non vi ho lasciate, siamo a questo punto come vi ho lasciato prima, per farvi vedere come girare per la manica. Allora, una volta che abbiamo finito questa foglia, vedi, andiamo stringendo e siamo arrivati all'unione. Bene, praticamente facciamo maglia alta, vedete, saltiamo questo punto, lo lavoriamo dal di qua. Poi vedete uno dei fili che abbiamo usato per unire, uno nel centro della manica, nell'unione praticamente, un altro qui, vedete dove c'è l'altra maglia. Aspettate che allargo un pochino così riuscite a seguirmi. Maglia alta, stiamo girando, vedete, abbiamo maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia, questa vedete è verso l'esterno, lo lavoriamo perché ancora dobbiamo terminare la foglia. Arrivata a questo punto uniamo, perché poi qui praticamente facciamo quel lavoro che abbiamo fatto anche qui con i puff, però questo quando abbiamo delineato quale fare. Allora praticamente lavoriamo la manica, perché il davanti e il dietro, le foglie non si fanno più neanche punto puff, soltanto maglia alta, semplicemente maglia alta, quando arriviamo qui come abbiamo già fatto per le altre foglie, lavoriamo questo rilievo e facciamo l'aumento con la separazione e poi quest'altro qui. Quindi vi ho fatto vedere come si gira
la manica. Ora arriviamo al punto che abbiamo fatto le due diminuzioni, quindi si arriva fino a 4, si incomincia la prima diminuzione e la seconda e iniziamo a fare le due foglie, quindi poi si faranno due e poi una. Allora abbiamo iniziato la seconda diminuzione. Quindi ora dobbiamo iniziare perché i motivi che si susseguono sono 1, 2, 3, 2, 4 e 5. Quindi non potete perdervi in questo senso. A questo punto, perché praticamente abbiamo 1 e 2, vedete? 1 e 2, perché qui quando abbiamo chiuso non c'era niente, se vi ricordate già ve li avevo contati che erano 3 e 3, quindi 1, 2 e 3, però questo sul di dietro praticamente vi faccio vedere, lo scuso un attimo, questo sul di dietro facciamo l'aumento per fare il lavoretto che abbiamo fatto in precedenza, praticamente il punto puff. Allora, quindi questo lo lavoriamo che è vicino all'ascella, vedete? Lo lavoriamo come se dovessimo incominciare la foglia e poi iniziamo a lavorare la foglia e a questo punto e a questo punto, vedete, facciamo l'inizio di foglia, l'inizio di foglia. E poi qui in mezzo vedrete che si restringe, quindi ci sarà questo, faremo quello singolo. Allora, arriviamo a questo punto e vi mostro. Allora, siamo arrivati a questo punto, abbiamo fatto la diminuzione, siamo alla seconda diminuzione e iniziamo a fare le due foglie. Quindi entriamo un punto catenella e poi continuiamo. E arrivato a questo punto facciamo il secondo inizio di foglia. Allora, quando siamo arrivati a questo punto, siamo sotto l'ascella. Lavoriamo questo punto a maglia alta, questo lo prendiamo dal di dietro che è vicino al punto che dobbiamo fare e anche questo e poi prendiamo questo esternamente, scusatemi i miei cani, e facciamo il punto puff 1 2 3 e 4. Chiudiamo, facciamo un punto catenella e prendiamo, aspettate, ho dimenticato di mettere il filo, continuiamo la nostra diminuzione. Mentre qui e qui iniziamo la nostra foglia.
foglia. Allora, adesso siamo arrivati di nuovo al punto puff e lavoriamo, come vedete, a maglia alta. Non lavoriamo al rilievo, solo il punto puff lavoriamo al rilievo. Facciamo questa parte, poi entriamo da quest'altra parte e uniamo. E proseguiamo con fare le due diminuzioni e arrivare a 4, quindi 1, 2, 3 e 4, e le diminuzioni. Allora, in questo punto, lavorando 1, 2 e 3, tre gambe, diciamo, questa parte lunga, praticamente sia qua che qui si faranno i punti puff, praticamente la chiusura così, mentre praticamente praticamente abbiamo quest'altra parte che mi sono persa. Allora, 1 e 2 stiamo facendo e praticamente questa nel centro è quella che viene singola, praticamente quella che viene da sola. Vediamo un po', quindi 1, allora no, 1, 2, 3, mi sono perso un pezzo, 1, 2, 3, queste sono le 3, queste sono le 2. Inizieremo a fare il gambo e il punto puff a 1 e 2. In questo centro andrà fatta l'ultimo ramo, dopodiché lavoreremo per la lunghezza della manica, praticamente per arrivare alla manica. Quindi questa è una manica, vi prendo, scusate, il metro se lo trovo qui. Scusate un attimo che cerco il metro. Allora, allarghiamo un poco così vi faccio vedere. Allora, praticamente da sotto l'ascella io lo sto misurando, sono 38 centimetri compreso il riccio, quindi credo che ormai il fattore di fare vedete che poi viene questa singola, che viene il punto puff, e poi all'incirca 2-3 giri, comunque dipende anche che taglia fate, che lunghezza lo fate. Ora vi faccio vedere come fare il punto riccio, e per fare ciò taglio la manica e incomincio a lavorare sul davanti, quindi avvicino, inserisco in questa maniera, anzi no, in quest'altra, così viene più facile farvelo vedere. Ecco qua, facciamo 1, 2, 3 punti catenella e praticamente lavoriamo a rilievo, come abbiamo fatto, se vi ricordate, all'inizio della maglia, un punto dal davanti, un punto dal retro, questo sia per la manica, per finire la manica, sia per fare il davanti e il dietro, praticamente, che viene lavorato insieme. E praticamente lavoriamo uno dal davanti prendendo il filo per così e uno dal di dietro. Uno dal davanti e uno dal di dietro.
uno dal davanti, uno dal di dietro, scusate, e uno dal davanti, al contrario stavo facendo, e uno dal davanti. E poi praticamente andremo a lavorare quelli lavorati dal davanti, si lavorano al davanti, dal davanti, quelli dal di dietro, dal di dietro. Vi faccio vedere, vi mostro. Allora, facendo le tre punti, le 3 catenelle, 1, 2 e 3, vedete questa che viene verso qui, si lavora dal davanti. Questa che viene verso il fuori si lavora dal di dietro. Poi questa dal davanti e questa dal di dietro. E vedete, viene il riccio e lavoreremo sempre per la dimensione che desideriamo. Quelli che vengono dietro, vedete che è più infossato, si lavorano prendendolo da di dietro, quelli di davanti prendendolo dall'avanti. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi, commentate se vi è piaciuto il video, se volete che lo migliori in qualche maniera. Una buona giornata, ciao ciao!